Le donne nel mondo si innamorano, le donne nel mondo amano, le donne nel mondo aspettano, le donne sperano, le donne, nonostante tutto, ricominciano, le donne si illudono, le donne lottano. Ma ci sono i prepotenti, che non hanno sesso, poco importa, perché i prepotenti non hanno nemmeno colore. I prepotenti si armano di vittimismo per attaccare. I prepotenti usano solo la violenza perché non hanno alcun'altra arma. Ed è vero che le donne lottano, ma a volte possono solo stare a guardare. Le donne, sì, le donne, che piangono i figli, i mariti, gli amici, i vicini di casa, i conoscenti, chiamati a combattere una guerra che nessuno aveva messo in conto e che a tratti rimane assurda e incomprensibile oggi, nel 2022. Le donne che si chiedono perché. Perché? La risposta suona come un sardonico ossimoro. Non ci sono perché, e contemporaneamente ci sono tanti, troppi perché. Le donne, queste donne, e a loro, alle donne del mondo che sono costrette a subire, a sopportare e a gestire questo dolore, che va il nostro pensiero. Buon 8 marzo dalle Fonti TV. Bene, rieccoci, questo è il nostro tributo ed è il nostro modo di cominciare la nostra maratona 8 marzo. Ovviamente avremmo sperato di, insomma, organizzarla e di, come dire, di iniziare questo evento in situazione migliore, in una situazione più, diciamo, più serena, ma d'altronde purtroppo ci sono cose che non si possono controllare e, come detto, proprio per questo l'idea è di dedicare questa iniziativa alle donne che in questo momento, insomma, stanno scappando dall'Ucraina, ma non solamente dall'Ucraina. Abbiamo anche visto qualche immagine, insomma, che arriva direttamente dal conflitto. Questo è anche grazie a, diciamo così, un momento storicamente che ben si presta, insomma, alla comunicazione, nel senso che chiunque può accedere a qualunque fonte di informazione e, insomma, attraverso anche i canali Telegram, ma non soltanto, ecco, che arrivano immagini e filmati che magari in televisione non è detto che si trovino, insomma, e quindi, insomma, è ancora più facile. Poi ovviamente bisogna essere, diciamo così, bravi e attenti nella ricerca delle fonti dell'informazione. Chiedo scusa per il gioco di parole, ma noi speriamo, insomma, di poterlo essere per chi ci segue e per voi che, insomma, investitori, risparmiatori, e che oggi speriamo che ci possa essere un pubblico molto più ampio. Ci premiate, insomma, in qualche modo, dato che comunque la nostra è uno streaming sempre assolutamente gratuito. E allora io direi che possiamo cominciare la nostra iniziativa, la nostra campagna, la nostra maratona. Come ho detto prima, insomma, non vogliamo, diciamo, abbandonare lo spirito che ci contraddistingue. Insomma, se raccontiamo quello che accade sui mercati finanziari, lo facciamo con ospiti importanti, con uomini e con donne, analiste, insomma, che voi stessi anche da casa riconoscete la competenza e l'affidabilità. E allora ci piace, mi piace in particolare, cominciare la nostra maratona dando il ben trovato, perché è una nostra amica Paola Migliorino, che è un'analista indipendente e che è già in collegamento con noi. Ecco Paola, buongiorno e grazie per essere con noi anche in questo giorno per noi speciale. Buongiorno Giacomo, buongiorno a tutti e tutto il pubblico delle fonti. Grazie a voi per l'invito. Allora, purtroppo, insomma, non arrivano notizie positive sul fronte del conflitto, insomma, tra Russia e Ucraina. Ieri abbiamo visto come sostanzialmente la Russia, al termine del terzo round dei negoziati, abbia detto non abbiamo avuto, diciamo così, progressi significativi. Dall'altra parte Kiev invece ha detto abbiamo avuto microscopici segnali, diciamo così, positivi sul fronte dei corridoi umanitari. E questo de e da qui deriva la forte volatilità che è in corso sui mercati, anche se c'è da dire che oggi Piazza Affari e in generale le borse reagiscono e tentano quel rimbalzo che già ieri
avevano provato a in qualche modo interpretare, chiudendo poi in realtà negative, ma perché nel corso della giornata avevano raggiunto, diciamo, dei minimi importanti per quanto riguarda Piazza Affari, fino ai 21.000 punti. Ti chiedo a questo punto una fotografia, Paola, diciamo, della situazione. Poi, ovviamente, siccome parliamo di donne, lo abbiamo fatto anche l'anno scorso, ma piacerebbe anche tornare, diciamo così, anche su quello che è stato il tuo percorso e che ti ha fatto arrivare a un probabilmente mestiere considerato più per uomini, insomma, a torto o a ragione. Ma andiamo con ordine. Paola, parliamo dell'apertura di Sì. oggi e in generale di quello che ci sta raccontando il mercato in questi giorni che, come detto, sono decisamente diversi da quelli che, insomma, ci hanno preceduto, anche se arrivavamo da un allarme, quello della pandemia, che ci ha in qualche modo, che ha anche un po' modificato, ecco, l'approccio, il nostro approccio alle borse. Paola, a te la parola. Beh, dunque, innanzitutto devo dire che per come l'ho vista io nelle mie analisi, questa guerra non è che abbia poi del tutto stralciato o rivoluzionato quello che ci aspettavamo per quest'anno, nel senso che l'inflazione si stava surriscaldando già prima, la crescita economica, almeno per l'Europa, non era così calda e convincente co già prima. Diciamo che questa guerra purtroppo però, a parte il dolore, insomma, io francamente faccio fatica anche a vederle, a parlare di certe cose, quindi va bene, no, non scendiamo nel campo emotivo della tragedia che sta succedendo, però purtroppo bisogna anche analizzare in modo, essere analisti anche lucidi e glaciali in questa situazione e rendersi conto che comunque questa guerra purtroppo ci sta un po' confermando quella che poteva essere una direzione, uno scenario brutto di questo 2022, ma che comunque non era, io non avevo affatto escluso, cioè quello che poi sarà chiamato, viene chiamato quello della stagflazione, quindi un'alta inflazione che vediamo, insomma, ci sta già, che sta rincarando ancora di più rispetto a quello che già stava succedendo già, insomma, qualche settimana fa. E in più purtroppo una crescita economica sulla quale si perde sempre più fiducia, perché insomma, per come si stanno Sì. mettendo le cose, materie prime che già alcune erano introvabili prima, adesso sono diventate triplicate nel costo, nel prezzo, insomma, sarà molto difficile riuscire a mantenere fede a certe performance che gli analisti più ottimisti, insomma, si aspettavano. Quindi dobbiamo un attimo entrare nell'ottica che sarà un anno un po' difficile, forse anche fino al 2023, non vedremo grandi salti di gioia. In Europa sicuramente, in America chissà, adesso vediamo le banche centrali, come si sta, la Banca Centrale Americana sta un po' abbassando i toni, però comunque anche loro dovranno alzare i tassi, venire incontro, insomma, avere. Interfacciarsi e affrontare l'inflazione galoppante, e insomma, ci sono molti spunti di preoccupazione che da una parte possiamo anche dire va bene, ma migliori opportunità d'acquisto per chi ha un po' di soldi da investire, però insomma, a livello psicologico un po' pesante come cosa, Hai citato le banche centrali, eh? giustamente, dato che Sì. comunque il momento Oggi della non Fed. possiamo parlare di niente senza chiederci che cosa faranno le banche centrali. Ecco, quindi parliamo di una BCE che tra 2 giorni, penso, mi confermi, si riunirà, avremo un intervento valido da parte loro, una riunione, insomma, ci diranno un po'. Personalmente io non credo che diranno nulla, non si sbilancerà più di tanto, perché comunque è un momento un po' critico per la BCE, perché insomma in questo momento bisognerebbe rifare tutto da capo, abbassare i tassi, ricominciare con un QE, però come si fa? Abbiamo Questo appena. peraltro è una cosa che, scusami, ti interrompo, ma è una cosa che forse, anche
ammettono in pochi, nel senso che effettivamente per come stanno andando le cose, sì, è esattamente quello che dice Paola. Forse non c'è, diciamo, manca un po' di coraggio nel dire attenzione, qua siamo tornati indietro a prima del Covid, nel senso che invece di alzare i tassi, forse, non dico che debba essere per forza così, ma potrebbe avere senso ragionare in questo modo. Tant'è che, siccome nelle ultime settimane, negli ultimi mesi, c'eravamo in qualche modo compattati, c'eravamo, dico, stampa, analisti, insomma, anche risparmiatori, investitori, ok. Probabilmente anche la BCE comincerà a fare qualcosa. E beh, adesso ad esempio c'è Barclays, banca inglese, dice alla BCE non alzerà i tassi prima di marzo 2023, non cambierà il ritmo del PA nel 2022, il quantitative easing rimarrà in funzione fino a quando non si avrà l'incertezza sull'impatto di medio termine. Una volta si diceva del Covid e della ripresa, adesso si dice della guerra in Ucraina, perché anche questo conflitto, i timori cominciano a crescere in questo senso, andrà a impattare sulla crescita e sull'inflazione, da che mondo è mondo dove c'è guerra c'è inflazione, e ribadisco, qui non parliamo degli scontri in Siria, con tutto il rispetto nei confronti della situazione in Siria, dato che l'abbiamo ricordato anche ieri e lo faremo anche oggi, ma qua parliamo di un conflitto a meno di 2000 km di distanza dal cuore dell'Europa. E quindi, come diceva giustamente Paola, l'impatto probabilmente sarà molto relativo, limitato agli Stati Uniti, ma noi siamo coinvolti, insomma, ci siamo dentro fino al collo. Peraltro, noi, come sapete, insomma, leggiamo i messaggi tendenzialmente di tutti. C'è Mauriel che dice immigrazione è una cosa e profughi di guerra sono un altro. Ti garantisco, Mauriel, che le donne che arrivano dall'Ucraina non è immigrazione, quelli sono profughi veri e propri. Paola, torno da te, perché poi, insomma, noi parliamo degli indici che peraltro oggi vedo che sono piuttosto, hanno una fiammata importante. Milano guadagna il 2,7, anche Madrid, tra poco vediamo anche Zurigo come reagisce. Vedo che anche i future del Nasdaq 100 siamo a più 0,4%, il petrolio è tra i 120 e i 125 dollari al barile, l'oro ha superato i 2000, e infatti per molti non era un punto d'arrivo. E beh, insomma, la giornata di oggi sembra che stia raccontando esattamente questa cosa. Ricordiamo come anche il rame abbia raggiunto i massimi storici, il palladio ha raggiunto i massimi storici, il grano ha raggiunto i massimi storici. Sono quelle materie prime di cui Paola parlava, che non solo prima erano introvabili, ma adesso hanno raggiunto dei costi piuttosto alti. E volevo anche aprire una parentesi con te su per quanto riguarda la questione delle valute. Noi sappiamo che il rublo si sta deprezzando in maniera inquietante. Tant'è che il primo paese vicino al default potrebbe essere proprio la Russia. Questo è uno dei motivi per cui c'è il timore che, insomma, gli oligarchi possano prendere le distanze da Putin. Altri sostengono che le sanzioni possano andare a colpire più la popolazione russa di quanto possa andare a colpire gli oligarchi, al di là del PIL russo, che ricordiamolo, la Russia è un gigante, ma il PIL è uguale a quello spagnolo, non ha un PIL diciamo direttamente proporzionale alle dimensioni della Russia. E aggiungo anche che Mosca e San Pietroburgo sono sicuramente le città dove probabilmente c'è anche più istruzione, e allora potrebbe anche essere che da quelle parti ci sia del malcontento, come abbiamo visto anche attraverso le manifestazioni. Ma tutto il resto della Russia non è escluso che stia dalla parte del signore che vedete accanto a me, insomma, stia dalla parte di Vladimir Putin, anche perché magari, per quanto internet e l'informazione sia molto più a portata di mano, comunque si parla di zone dove ci sono, insomma, dove le città non sono come San Pietroburgo e come Mosca. Ho aperto un'ampia parentesi e chiudo. Paola, torno da te. Le valute, in particolare l'euro, che si è deprezzato parecchio recentemente, e anche con il cambio con il dollaro, oggi c'è il rimbalzo più 0,6, ma insomma ha avuto sedute piuttosto pesanti. Vuoi perché il dollaro è bene rifugio, vuoi perché in effetti l'euro ha avuto momenti in cui, cioè, è una delle valute che si è più deprezzate in Eh questo sì, penso periodo. che in effetti adesso il problema sia più dell'euro, più che di un apprezzamento del dollaro, cioè di un rifugio del dollaro che va bene, cioè, ovviamente ci sta, insomma, in questa situazione.
tra l'oro che sale, il dollaro e insomma le valute rifugio che salgono. Tra l'altro anche col franco svizzero ci siamo presi, mi pare, una bella palata. L'euro si è schiantato, sbaglio, perché adesso Beh, abbiamo raggiunto la famosa parità, no? Il famoso parità, stiamo pareggio arrivando in 1-1. parità, quindi insomma che quando succedono queste cose, soprattutto col franco svizzero, vuol dire che comunque la sfiducia nei confronti dell'euro in questo momento sta esplodendo, quindi attenzione, un motivo in più per confermare un po' tutto lo scenario che ahimè sto costruendo in questi giorni. Poi per carità, parlavi della Russia, io ho pubblicato proprio il giorno in cui sono state pubblicate le messe in atto le sanzioni, immediatamente i credit default swap Sì. della Russia sono duplicati, sono esplosi, insomma la Russia praticamente ormai nella mappa dei default è seconda solo, adesso devo ricontrollare, è seconda forse solo alla Turchia, ma comunque ha visto un'escalation del rischio di default che ovviamente è giustificato dalle sanzioni, che adesso io francamente non conosco la Russia, so che c'è una forte disuguaglianza, è molto, mi riconosco molto in quello che dici tu, cioè sicuramente ci deve essere una differenza tra come si vive nelle città e come si pensa e come la qualità delle informazioni che arrivano nelle città e quello che invece è il pensiero nei vasti territori extraurbani. Quindi lì è chiaro che è difficile capire se la gente si rende davvero conto che c'è una guerra, che ci sono delle sanzioni messe in atto per ridurre un paese in ginocchio. Se sanno, si rendono conto di queste cose, capiscono che è perché hanno magari un leader che ha fatto una mossa azzardata o invece lo giustificano fino all'ultimo. Io personalmente penso sia molto difficile preferire farsi un'idea su questo, capire effettivamente il popolo russo cosa pensa e come sta vivendo questa situazione in questo momento. Considerate, questo aspetto effettivamente rende paradossalmente la Russia neanche così diversa dagli Stati Uniti. Ricordiamoci i motivi per cui Trump è diventato presidente degli Stati Uniti in maniera legittima. Trump ha avuto il consenso soprattutto, insomma, nelle campagne, nelle aree più rurali degli States. E insomma, ricordando che comunque la Russia ha deciso, al di là delle responsabilità che hanno portato e delle colpe che hanno portato a questo conflitto, che noi sentiamo di diciamo di condannare e di escludere, di insomma, qualunque cosa sia stata fatta non giustifica ciò che sta accadendo. Ricordiamo che Adidas ha interrotto la partnership con la Russia, Warner Bros., Sony, Disney hanno congelato ogni programmazione e accordi, persino la vodka, forse questa cosa lo sanno in pochi, ma la vodka è stata bandita da innumerevoli governatori americani, quindi non sarà più presente la vodka russa, anche se di origine polacca. Poi abbiamo Apple che ha sospeso i servizi, Flixbus ha creato in realtà delle corse gratuite per i rifugiati, per insomma, i profughi, i rifugiati, quantomeno chi sta scappando dall'Ucraina e dalla Polonia. Elon Musk ha messo a disposizione scatoloni e contenenti kit satellitari, contenenti Starlink. Microsoft ha potenziato la presenza in Ucraina, depotenziando invece la presenza in Russia, per non parlare anche di Google Maps, BMW, insomma Volkswagen, Land Rover hanno sospeso l'esportazione di auto. Tutti aspetti che forse andranno a colpire di più quelle persone di cui io e Paola parlavamo, che vivono in Russia e che potrebbero recepire come uno sgarbo dell'Occidente. Ricordiamo che Putin, se dici che è una guerra in atto e sei in Russia, ti dà fino a 15 anni di carcere. Quindi la situazione sicuramente è complessa e difficile, insomma, da decifrare e da decodificare. Paola, intanto ti chiedo, tornando al mercato e per chiudere, se il rimbalzo di oggi ti sorprende, perché Milano è a più 3 e 14%, quindi sicuramente oggi c'è voglia di quantomeno ricominciare a comprare, almeno questo è quello che ci dice il mercato oggi. Che dici? Allora, no, non mi sorprende anche il DAX. Ok, bene, guarda, io ti dirò, adesso lo condivido perché vabbè, ma sì. Io Fai, venerdì fai. ho chiuso il mio short sul DAX
Ieri mi sono mangiata le mani, almeno nella mattina, però ho Sì. detto, è anche una situazione, insomma, in cui psicologicamente sono un po' affaticata, quindi ho detto non voglio passare il weekend col pensiero di ritrovarmi lunedì con il mercato contro, perché comunque un pochino mi aspettavo che ci sarebbe stato qualche giorno di tentativo di recupero, insomma, di presa di una boccata d'aria, ecco. Quindi alla fine adesso tutto questo per dire che comunque questo rimbalzo non mi coglie di sorpresa, però attenzione, con questo non voglio dire che io ho esaurito la mia operatività short, cioè mantengo comunque delle posizioni a ribasso sul MIB in particolare, e con questo insomma allora vado anche a condividere un po' quella che è secondo me la visione sul mercato italiano, perché come dicevo, cioè, ci può stare che vediamo se riesco. Adesso purtroppo sto, come al solito, mi No, no, ma ce la succedono facciamo, ce la facciamo. cose strane. Porca miseria, perché non riesco a prenderlo? Purtroppo con la condivisione Il mi hanno grafico qua lo dato. vedo però, eccoli. Sì, adesso sto cercando di andare a ripescare, non riesco a vedere però purtroppo quello che mi interessa a me. Questo era il DAX, questo è il dollaro, quindi comunque ancora un pochino di l'euro-dollaro, cioè, scusate, L'euro-dollaro, quindi sì. comunque un po' di il MIB. Allora, secondo me, cosa possiamo vedere sul MIB? Allora, sicuramente c'è stato un grande minimo. Qui adesso, vabbè, la previsione si sta già migliorando. Io, francamente, mi aspetto ancora qualcosa di importante, insomma, un raggiungimento, un ritorno sui minimi recenti. Insomma, tra la fine di marzo e l'inizio di aprile, quindi non credo che sia finito così qua il ribasso relativo alla reazione della guerra in Ucraina. Questo sto cercando di dire, cioè non è finita la guerra, ci saranno ancora ripercussioni, magari non subito, ma comunque tra la fine del mese e l'inizio di aprile mi aspetterei un ritorno in area 21.000, magari qualcosina sotto. Dopodiché si potrebbe aprire una fase che probabilmente insomma ci accompagnerà anche per buona parte dell'estate, in cui magari le acque si calmeranno apparentemente. Escludo comunque un superamento dei massimi che abbiamo visto a dicembre-gennaio, ecco, insomma, quindi un tentativo di ripresa, ma attenzione però, perché è molto probabile che proprio in ragione di tutto quello che abbiamo detto fino adesso, alto rischio di stagflazione, recessione, le banche centrali che comunque hanno le armi un po' spuntate, insomma, credo che i mercati finanziari saranno ancora un po' nervosi fino alla fine dell'estate, insomma, per buona parte, diciamo, del terzo quadrimestre, insomma, anche fino all'inizio dell'autunno. Quindi attenzione a non farsi prendere troppo dagli entusiasmi, perché ci sono tante ombre, tanti ostacoli da superare. Però, insomma, intanto godiamoci questa giornata positiva, che ti devo dire, alla fine è anche bello vedere i mercati che dopo aver sofferto per così tanto Per il ci momento, provano. ci provano per il momento. Ricordiamo ieri avevamo raggiunto un meno 1,5, meno 1,6 e poi c'è stata anche la ripresa e poi la chiusura di nuovo negativa. Un saluto a Nello e a l'ho perso, adesso trovo anche l'altra persona insomma, che ci ha chiamato. Eccolo qua, Michela, un saluto a Nello e a Michela. Paola, prima di salutarci, pausa teatrale, più o meno, ma l'attività, insomma, del trader, dell'analista finanziario è ancora roba per uomini, è ancora considerata roba per uomini. Poi io ricordo che la tua storia è un po', diciamo, diversa, quantomeno, non è di quelle. Oh, in realtà è molto semplice, ma che penso si Banale. allontani un po' dal percorso, insomma, di altre donne e di altri uomini. Però questa domanda te la devo fare. Certo, allora sì, secondo me è ancora un lavoro per uomini, francamente, cioè no, non perché gli uomini riescano meglio, assolutamente. Ho Non incontrato intendiamo veramente, questo, sono d'accordo. veramente ho incontrato persone che magari si credono di essere portate, forse proprio perché hanno questo gene o il testosterone, non lo so, ma sinceramente ho incontrato uomini veramente fallimentari nella gestione del denaro e del,
dello stress soprattutto. Purtroppo però le donne insomma ancora oggi non sono particolarmente attratte a questo tipo di lavoro. Come tu giustamente dicevi, io se non avessi mio padre che praticamente mi ha costretto a entrare in questo ambiente e a mettermi sotto, no, non mi sarei mai avvicinata. Però devo dire che la cosa bella che è stata insomma la mia esperienza è che mio padre insomma mi ha permesso, grazie alla sua ampia cultura su questo argomento, mi ha permesso un po' di trovare la mia strada anche nell'ambito degli investimenti. Quindi insomma non sono quella che, come sapete tutti, che si mette qua a fare scalping tutto il giorno sulle valute, sul Forex, assolutamente. Ho fatto il mio percorso di studi, mi sono presa un bel master in gestione aziendale, quindi studiando tutta quella che è la corporate finance, la valutazione degli investimenti. Mio padre era molto appassionato di valutazione degli investimenti, quindi mi ha trasmesso anche questo interesse. Quindi io diciamo che oggi più che fare trading faccio appunto valutazione della gestione dei flussi del mio portafoglio, insomma, in maniera molto ecco, la cosa che forse non ho mai detto prima è che la cosa che a me manca rispetto a un trader maschio forse è questa voglia di dimostrare quanto sono brava, quanto guadagno. Assolutamente, questo è fuori dalla mia giornata lavorativa. A me interessa divertirmi, per questo prima dicevo, ho chiuso la mia posizione venerdì, lo so che non è stata la mossa più bella, però volevo vivere tranquillamente il mio weekend, anche perché Questa oggi, è gestione dello stress, direi. Si traduce in gestione insomma, dello perché stress. preferisco dormire tranquilla piuttosto che dover guadagnare quel 3% in più, perché poi alla fine non ho da dimostrare niente a nessuno. Ci tengo quindi a dire l'ultima cosa, visto che forse oggi è la giornata migliore per dare questa notizia, io aspetto un altro bambino, Oh, ma meraviglioso! quindi proprio per questo oggi la gestione dello stress con gli ormoni a palla, le minacce di bombe nucleari quotidiane, diventa insomma un argomento molto delicato. Quindi Anche questa è gestione del rischio, devo dire, per certi perché mi versi. sta vicino, cioè devo stare, c'è un gran rischio di prendersi una scarpa in testa, visto gli sbalzi d'umore. Beh, ovviamente, insomma, le congratulazioni e diciamo la felicità da parte nostra. Io prima di salutarti, però, volevo ricollegarmi a quello che hai detto dicendo mio padre, ovviamente col sorriso, dicevi, mi ha quasi costretto, ma ti ha quasi costretto, ovviamente, insomma, prendendola per come viene in qualche modo, ma perché considerava il fatto che l'attività dovesse essere tramandata o. Certo. O perché invece ti considerava insomma valida e capace Oh. per ricevere questo dono, insomma, questa cultura. Ma guarda, questo non l'ho mai capito. Mi piace pensare che in qualche modo un minimo di fiducia in me la riponesse, porca miseria, perché insomma ha Certo. rotto talmente tanto le scatole per costringermi a lavorare qua. Allora, c'è da dire che mio padre era siciliano, quindi insomma l'ha fatta proprio alla siciliana, cioè io ho l'azienda di famiglia e è obbligatorio che la mia prole porti avanti il mio lavoro. Però insomma devo dire che alla fine quando mi ha visto che mi sono appassionata, che non ero proprio una capra in matematica e che quando lui insegnava io recepivo, devo dire che un po' di soddisfazione nei suoi occhi l'ho colta e quindi questo è stato per me forse il regalo più bello del nostro rapporto. Quindi ne avrai due adesso, puoi scegliere a chi trasmettere a tua volta, insomma, questo dono, insomma, questo approccio e l'idea di fare l'analista. Guarda, spero che capiscano, apprezzino anche a livello proprio di cultura generale quanto è importante conoscere i mercati e sapersi un po' orientare, no, in questa materia anche un po' complessa che è la politica monetaria, la macroeconomia, insomma, tutta la diversificazione degli investimenti. Sono cose che oggi purtroppo, insomma, se non ce l'hai, rischi di essere molto meno amato nell'avanzamento, no? Nella sopravvivenza economica della quotidianità. Quindi, farò Abbiamo di com tutto.
Scusami, ci siamo sovrapposti, no? Però volevo dire che insomma abbiamo cominciato con una gran bella notizia, la nostra maratona dedicata all'8 marzo alle donne al lavoro, quindi non si poteva iniziare meglio. Paola, grazie per essere stata qui con noi, buona giornata e insomma alla prossima. Ciao, grazie mille, buon lavoro, ciao.